E buongiorno dal gruppo degli artisti irpini, ma Lega Sannitica, in questo caso specifico perché ci troviamo in Molise, in località Civitella del comune di Campochiaro, sul pendio del Matese a 800 metri di quota. Sorge uno dei maggiori santuari sannitici, dedicato ad Ercole e il santuario territoriale dell'antica Boiano, la capitale della nazione dei Sanniti Pentri, o dei Safini, come già ci disse in un'occasione Luciano D'Amico, l'avvocato Luciano D'Amico, nella presentazione del libro delle Forche Caudine di Gerardo Bruno. Venne costruito nel IV secolo a.C., seguendo un disegno che sfruttava e valorizzava i dislivelli del sito, regolarizzandoli ed evidenziandoli attraverso opportune soluzioni progettuali. L'intero complesso era limitato a una cinta muraria in opera poligonale. Al suo interno l'area era articolata su due vaste terrazze, individuate e separate da un grande edificio lungo quasi 100 metri, che sosteneva la terrazza superiore affacciandosi su quella inferiore con un prospetto scenografico di grande suggestione. La fase di IV secolo venne bruscamente interrotta da un disastroso terremoto che fece crollare la porta occidentale delle mura. Una parte delle stesse ed altri edifici costruiti in prossimità della cinta, causando nello stesso tempo gravissimi danni a tutte le strutture dell'area sacra. Si valuta che tale terremoto sia avvenuto intorno al 280 a.C. Nei decenni successivi si cercò di ripristinare la funzionalità dell'area costruendo un lungo edificio porticato che collegava le mura alla terrazza superiore, restaurando le costruzioni che potevano essere recuperate. Solo nel secondo secolo, sempre a.C., ci si impegnò ancora in opere di una certa monumentalità, con la costruzione del grande tempio di cui rimane il basamento ed edifici di servizio annessi. Dal primo secolo a.C. si ebbe una diminuzione della frequentazione del santuario, che peraltro conserva la sua funzione di luogo di culto ancora fino ai primi secoli dell'impero. Successivamente, quanto restava del complesso monumentale si dovette trasformare in un luogo di sosta lungo gli itinerari che, scavalcando il Matese, univano il Molise alla Campania. E c'è qui Lucio Biagi, uno dei nostri, diciamo, seguaci degli eventi artistici irpini, ma anche in questo caso del Sannio. Qui troviamo anche terrecotte architettoniche, schema di collocazione, la pianta del tempio. Tra poco andremo a vedere, anche grazie a Francesco Roselli, tutto intento a fotografare queste bellissime zone del Molise, il tempio italico. E cominciamo a osservare già le prime parti di queste mura megalitiche. Come possiamo ben notare, sono dei massi enormi. Qua sono state fatte anche delle parti artificiali, però guardate che mura megalitiche enormi che si possono osservare, di una grandezza magnificente, magnifici veramente questi blocchi che risalgono veramente a secoli e secoli fa. Proseguiamo il nostro viaggio, andando anche a vedere quelle che sono altre meraviglie di questo tempio italico dedicato ad Ercole. Infatti questa tettoia serve a coprire dalle intemperie altri resti che poi verranno valutati dalla soprintendenza e dall'università, non sappiamo se precisamente di Perugia, che comunque si è occupata già della zona di Terra Vecchia o di cantoni di Sepino oppure di qualche altra università qui nei dintorni. Ancora le meraviglie di questo tempio italico. Questo è il turismo, questa è l'economia che potrebbe portare grandi indotti economici. Basti pensare che a pochi chilometri di distanza qui c'è Sepinum e dobbiamo constatare la scarsezza di segnaletica per arrivare a questi due bellissimi luoghi. Questo che potrebbe essere proprio l'altare, questo che è coperto. Stiamo facendo proprio un giro attorno al tempio per vedere ancora altri resti. Ci
ci sono anche dei teli, chiedo scusa, che cercano un poco di proteggere questi massi enormi sottoposti in nemere. Ecco, questa potrebbe essere un'altra possibile zona di questo altare, tempio votivo, dedicato, come abbiamo più volte detto, a Ercole. Qua intanto c'è qualche bellissima pianta. Anche sotto i nostri piedi sicuramente ci saranno altre cose da osservare. Ecco qui ancora altro da ammirare. È veramente una ricchezza che ha questo paese, Campochiaro. Infatti vediamo il nostro archeoartista Francesco Roselli che è sceso nella parte inferiore. Guardate che panorama troviamo dei Monti del Matese, con un po' di neve lì in lontananza. E allora, buongiorno al gruppo degli artisti irpini, vi salutiamo, e della Lega Sannitica ovviamente, vi salutiamo da Campochiaro, provincia di Campobasso, dal Tempio Italico dedicato a Ercole, da queste meraviglie che potrebbero attrarre turisti da ogni parte, non solo d'Italia, ma del mondo, perché se ci sono tante polemiche adesso per un parco archeologico del Colosseo dei Fori Imperiali, figurarsi per dar vita a tante belle zone archeologiche come Sepinum, Campochiaro e non solo. Di nuovo buongiorno da queste meraviglie che si trovano qui in Molise.